Siamo un paese paternalista e patriarcale. Non siamo un paese per giovani e per donne, ma dobbiamo e possiamo renderlo tale. I dati occupazionali della pandemia hanno visto un impatto durissimo su giovani e su donne. Bisogna avere il coraggio di dire che non è accaduto per caso. È accaduto per decenni di politiche neoliberiste che hanno reso più precario il lavoro dei giovani e delle donne, hanno consegnato a loro le condizioni occupazionali più precarie e questo non deve più accadere. Abbiamo voluto lanciare Youths, questo percorso partecipato dedicato alle giovani generazioni, in un momento molto difficile per loro, lo sappiamo, perché non c'è contraddizione nel dire che la pandemia ha colpito duramente le fasce più anziane, soprattutto se guardiamo le maggiori sofferenze dovute alla malattia, ma ha colpito anche le fasce più giovani, naturalmente, per la sospensione della socialità e anche in parte dei percorsi educativi. Quindi abbiamo pensato che fosse il momento giusto. I temi più toccati dai giovani durante questo percorso sono quello del lavoro di qualità, della formazione, quindi dei saperi, delle competenze, ma anche della autoimprenditorialità, e poi quello della transizione ecologica, che ha visto moltissimi interventi e proposte concrete sui temi della mobilità sostenibile e anche naturalmente dell'efficientamento energetico e dell'economia circolare. Hanno ragione ad essere frustrati perché negli impegni che abbiamo visto, pensiamo anche all'accordo che è emerso dal G20, non sono impegni all'altezza della sfida delineata. Non c'è più tempo per le mezze misure, che in questi accordi quello che frustra gli attivisti, le attiviste, naturalmente anche le giovani generazioni che si stanno mobilitando, è che ci sono scritte anche le direzioni giuste, ma sono poi mediate da 18 avverbi che rallentano e contraddicono gli obiettivi che si vanno a prendere. Quindi non è più il tempo di questo. Ci sono alcuni passi avanti sicuramente importanti, penso sempre all'impegno a non costruire più centrali di carbone entro il 2021. Più timidezza c'è sul tema fondamentale della fine dei sussidi ambientalmente dannosi. C'è stato un impegno preso da 22 paesi, ma ci sono troppe scappatoie dentro quel testo. Bisogna essere più reali negli impegni che si vanno a prendere. Il nostro paese ha un potenziale straordinario, ad esempio in termini di produzione di energia pulita e rinnovabile. Siamo il paese del sole, del vento e dell'acqua. Ci sono alcune tecnologie, questo ce lo dice il World Energy Outlook del 2020, che sono arrivate, come il fotovoltaico, ai costi più bassi dell'elettricità nella storia. Quindi bisogna cogliere al volo questa opportunità, che è anche un'opportunità di creare nuovo lavoro e nuova impresa di qualità. E se questo paese è così indietro è per effetto delle pressioni, delle lobby, delle fonti fossili, che la politica deve ascoltare di meno o non ascoltare del tutto e provare ad abbracciare davvero questa svolta fondamentale. Quindi investire molto sulle energie pulite e rinnovabili, riconoscendo che il metano è una fonte fossile, quindi non è una fonte rinnovabile, bisogna prenderne atto anche in questo paese e essere conseguenti. Vuol dire lavorare sull'efficientamento energetico, ad esempio, che è un risparmio per le famiglie e per le imprese in termini di costi della bolletta, ma è anche una riduzione drastica delle emissioni che fanno così male alla salute e all'ambiente. Quindi è un'ottica anche di convenienza in cui accompagnare tutta la società e le imprese. La società è senz'altro più avanti sul tema dei diritti, basta anche guardare alcune delle rilevazioni che hanno visto una forte maggioranza del paese a favore di una legge contro l'odio come il DDL Zan. Purtroppo è la politica che è rimasta indietro ed è colpevole di essere rimasta indietro, e questo non solo sul tema dei diritti LGBTQI+. Chiaramente c'è quello che è successo al Senato, è una pagina orrenda della politica che rischia di tracciare un solco ancora più profondo con le persone, soprattutto le nuove generazioni, che hanno chiesto con forza un avanzamento sul tema dei diritti. Quella legge è un minimo sindacale, spesso ne scherziamo proprio con Alessandro Zan, perché c'è in tutti gli altri paesi europei, anzi le mobilitazioni straordinarie che non si devono fermare, faccio appello alle giovani e giovani che sono tornati in piazza dopo l'affossamento di continuare questa mobilitazione, questa battaglia, ecco, chiedono giustamente molto più del DDL Zan, perché naturalmente bisogna fare passi avanti anche su altri temi come quello del matrimonio egualitario, che sta diventando realtà anche in tanti altri paesi. Quindi credo che sia il momento di avanzare, e sicuramente la politica a questo punto di vista è molto in ritardo.
C'è questo distacco, c'è ed è molto sentito, specialmente su questi temi fondamentali su cui, diciamoci la verità, è mancato il coraggio alla politica di fare avanzamenti richiesti da molto tempo, temi che sono considerati tabù da una parte della politica. Non voglio pensare che davvero non si apra nel nuovo centro-sinistra una discussione coraggiosa e laica su questi temi così fondamentali su cui non si può, diciamo, né ammiccare né stare in silenzio, perché sono temi fondamentali, sono molto sentiti, riguardano la vita quotidiana delle persone, per cui spero che le forze di questo nuovo centrosinistra riescano anche in dialogo con chi si sta mobilitando su questi temi a portarle in Parlamento e finalmente a fare approvare queste misure importanti. Perché siamo un paese paternalista e patriarcale. Non siamo un paese per giovani e per donne, ma dobbiamo e possiamo renderlo tale. Ma è chiaro che a quegli imprenditori e anche qualche politico che dice non troviamo persone per venire a lavorare, è colpa del reddito di cittadinanza. Io rispondo come ha fatto Biden: pagateli di più e non solo, perché siamo un paese che non si dice mai la verità su come sono andate le cose. I dati occupazionali della pandemia hanno visto un impatto durissimo su giovani e su donne. Bisogna avere il coraggio di dire che non è accaduto per caso, è accaduto per decenni di politiche neoliberiste che hanno reso più precario il lavoro dei giovani e delle donne, hanno consegnato a loro le condizioni occupazionali più precarie, e questo non deve più accadere. Il tema della precarietà si lega strettamente a quello della sicurezza sul lavoro. Pochi giorni fa, purtroppo, è morto un giovanissimo lavoratore del settore della logistica a Bologna, all'Interporto, si chiamava Yahya Yafa. Ecco, un lavoratore che aveva un contratto settimanale ed era ai suoi primi giorni di lavoro. Ci rendiamo conto che siamo in un momento in cui l'innovazione tecnologica permette di fare trapianti a distanza, ma si muore ancora schiacciati dai tir o dai torchi, come è successo a un'altra giovanissima lavoratrice nel Pratese, Luana Dorazio. Ecco, questo non può più accadere. L'innovazione tecnologica non è un processo neutro. Se non è guidata da una politica che riscopre la parola redistribuzione, se non è guidata nei suoi benefici ad essere redistribuiti e quindi anche ad accompagnare le fasce più fragili del lavoro e della società, abbiamo perso questa sfida dall'inizio. Ma io credo che sia arrivato il tempo, e sento finalmente dibattito all'interno del nuovo centro-sinistra su questo, di una legge sul salario minimo che indichi una soglia sotto la quale quello non è lavoro, è sfruttamento, e quindi bisogna dire che non si può fare. Se penso alle piazze, quelle contro l'emergenza climatica, così come quelle per la parità di genere, quelle contro lo sfruttamento lavorativo, così come quelle in solidarietà ai migranti, mi è sembrato di vedere una interessante sovrapposizione. Tanti giovani che hanno una consapevolezza intersezionale, cioè della necessità di unire le lotte per la giustizia sociale e la giustizia ambientale, molto più di quanta ce ne sia oggi in politica.